Buonasera a Raffaello Di Martino con il suo libro L'uomo senza anima, che è stato insignito della menzione speciale Originalità della storia nel secondo concorso letterario Emanuele Ghidini. Ciao Raffaello, Ciao. benvenuto. Possiamo darci del tu? Certamente mi fa tanto piacere. E congratulazioni perché il tuo libro ha toccato, un libro che è, guarda, mi ha ricordato. Non so se tu mi hai letto un libro, si chiama Shantaram, un libro abbastanza famoso di 1000 rotte pagine. Mi ha Pesante, ricordato sono in pesante un mattone, però il tuo scorre bene. Un libro che è la storia, no, di quest'uomo che ha una vita normale, che conosce un personaggio. Personaggio che ha una storia incredibile, gli fa vedere opere d'arte, cose, ma dietro c'è una storia incredibile. Raccontaci un po' come nasce e un po' di trama, senza spoilerare fino alla fine, ma raccontaci un po' No, di questo guarda, libro non dico. perché è entusiasmante. L'uomo senza anima. Perché per prima di tutto l'uomo senza anima? Diciamo perché in realtà si conosce questa persona che da bambino viveva in un lager, poi è riuscito, parliamo del periodo dal 30, dal 1930 in avanti, poi c'è stata la guerra. E in realtà questo bambino riesce a fuggire da questo lager quando tanti suoi piccoli amici non riescono e fanno una bruttissima fine. Riesce a fuggire e raggiunge un convento, diciamo, di suore che poi erano delle suore comunque dedite anche Un po' alla moderne, tradizione. diciamo così, un po' moderne come tipo Diciamo un di po' tipologia di moderne, suore, magari qualcosino aperte, esagerato, dai, aperte, suore un po' diciamo. aperte. Che però avevano questo filo di congiunzione, questa comunicazione con gli americani, perché stava per scoppiare la guerra, nel periodo in cui i nazisti insomma, volevano conquistare l'intera Europa e forse anche il mondo, se fossero riusciti ad attivare l'ordigno nucleare. Per cui questo bambino si rendono conto, le suore, che ha delle doti eccezionali, sia fisiche che mentali. Tant'è vero che gli americani lo vogliono, lo addestrano e diventa uno, diciamo, dei personaggi più potenti perché diciamo che un gruppo di personaggi che chiamiamo un iperpotere che non conosciamo, che non conosce Emilia, che non conosce nessuno, comanda un po' le sorti della Terra. Noi vediamo tanti personaggi nella televisione, però ho immaginato che queste persone possono comandare il mondo e soprattutto controllare il mondo dopo la scoperta dell'ordigno nucleare che potrebbe dare una distruzione totale. Però quest'uomo viene addestrato a uccidere, diciamo che è un killer. Diventa una sorta di macchina da guerra, no? Uno Diventa una sorta 007, uno di macchina, 007 super addestrato, insomma. sì, molto molto ben addestrato e riesce a compiere una missione importantissima nel periodo della guerra in Germania, dove stavano per trovare, diciamo, la massa critica dell'ordigno nucleare. Infatti, Hitler, se l'avesse avuto, insomma, molto probabilmente le sorti della guerra non sarebbero andate come sono andate, fortunatamente. E alla fine quest'uomo che rimane ricchissimo, però si sente isolato. Lo incontro e mi racconta la storia della sua vita. Un uomo che è di una ricchezza spropositata, che addirittura mi lascia l'intera sua eredità, che è un'eredità immensa. Io però gli suggerisco di fare un'opera di bene. È un uomo che è afflitto da una malattia purtroppo irreversibile, nonostante tutte le sue ricchezze, non c'è più niente da fare. Io trascorro un bellissimo periodo con lui. Periodo denso di emozioni, denso di umanità, e riesco a farlo cambiare, cioè rivoltarlo completamente e pensare al destino, al futuro di tanti piccoli bambini che non hanno la fortuna nemmeno di avere un panno per coprirsi, qualcosa di cui mangiare nell'Africa. Lui fa un intervento molto importante all'interno del Centro Africa, del Congo, e in quel momento la cosa più bella e che riconquista la sua anima che aveva perduto, perché sa che la sua missione finale è quella di diventare bambino, che non è mai stato, perché non ha mai goduto la felicità di un bambino. E quindi il finale di questa storia
come penso debbano avere tutti i libri, è quella di una morale, che la morale è quella del bene, poi del bene, di cercare di dare a chi non ha avuto la fortuna di poter avere un affetto, di poter avere qualcosa per cui ripararsi, qualcosa di cui mangiare. E questo uomo quindi si dice: lei mi ha dato ingegnere, io faccio l'ingegnere, poi lei mi ha dato ingegnere questa possibilità, e non le dico come sono veramente felice di averla potuto, di averla conosciuta e di terminare così la vita. Poi certo è un uomo che ha delle ricchezze spropositate in termini di opere d'arte, anche in termini di quadri. E il finale, diciamo, è molto commovente, perché lui, vede, anche questo libro contiene qualche mistero. Io parlo di un quadro di un più importante post-impressionista dell'Ottocento, che è un quadro che tra l'altro non c'è più, insomma, è sparito. Era stato comprato da un giapponese, poi questo giapponese voleva distruggerlo. Questa persona poi è riuscito a acquistarlo e lo dà a me. Qui c'è il personaggio della sofferenza, perché era un dottore che curava questo grande pittore. Non dico il nome, ma bisogna intuirlo, perché certo, la storia deve fare una intuizione. E questo dottore aveva un aspetto estremamente malinconico. Si vede, perché era triste come era triste il suo pittore. Il suo pittore, lei si immagini, ha delle quotazioni forse sorprendenti. Eppure nei suoi quadri, quando era in vita, gli sputavano addosso. Poi, una volta morto, ha celebrato la sua grandezza. Sì, che abbiamo capito più o meno chi è anche da lì. E io li vedo questo dottore, questa persona, questo grande pittore, li rivedo come se fossero delle persone vive che ricompaiono a me. E anziché parlare di cose vecchie passate, che magari io volevo ricordare, loro vogliono parlare di cose belle. Perché effettivamente, quando lei si incontra con gli amici, non vuole anche parlare di cose piacevoli, di cose belle, e solo queste ti ridanno, insomma, la vita. È vero che la vita è bella anche nel dolore, perché col dolore noi riusciamo anche, e nella sofferenza riusciamo a pensare alle cose belle, però è anche piacevole ogni tanto incontrarsi un po' con di gli leggerezza, amici, bravo. E avere quel piacere di parlare di cose frivole. E il libro finisce così, ha una morale il libro, chiaramente, che come tutti i racconti, che a mio avviso dovrebbero terminare con con qualcosa di positivo, no? Nel senso che lui era un uomo senza anima, ma ha riconquistato l'anima donando tutto a se stesso a queste piccole creature abbandonate nel centro dell'Africa, che nulla avevano. Però questo, diciamo, è certo, in questo modo. Posso farti una domanda? Ma come mai in questo momento hai parlato in prima persona, come se tu davvero avessi incontrato queste persone? Allora, perché a me piace, io ho scritto un altro libro che ha un altro titolo. Puoi anche dirlo. La danza del cormorano bianco. Allora, perché io penso sempre che bisogna, quando si scrive un racconto, un romanzo, bisogna entrare nel romanzo. Quindi immedesimi nel personaggio, nel protagonista. Io sono nel personaggio. Tu. Nel momento in cui entro, mi piace come se fossi dentro il film. Solo così ti arrivano le idee che poi, giusto, bravo, puoi mettere. E dopo c'è anche qualcosa di qualche esperienza reale vissuta nella tua vita che hai trasmesso? Beh, certo, perché all'inizio c'è sempre qualcosa, no, di autobiografico. All'inizio c'è sempre un aggancio con la... Tipo i 193 miliardi di dollari li hai ricevuti per davvero, insomma, dal personaggio. 193 miliardi di dollari riusciamo a fare una finanziaria europea. No. Avresti superato Bill Gates, superato Bill Gates in un colpo, sì, solo. Sì. Comunque, volevo dire, immedesimarsi, quando scrivo un racconto voglio scriverlo sempre in prima persona, perché devo essere io l'attore principale, certo. Solo così riesco a tirare fuori
dalla mia anima quello che voglio veramente dire. Poi ovviamente il libro all'inizio si scrive col cuore, certo. Questo è importante, poi si corregge col cervello. Il libro va con sicuramente errori, però all'inizio va scritto col cuore e non è detto che tutti i giorni uno riesca a scriverlo. Cioè, magari rimani fermo anche un mese perché non hai in quel momento, oppure magari scrivi 30 pagine e poi non ti piacciono, le cancelli completamente. E poi in un giorno riesci a scriverle e ti piacciono, senti che ti escono veramente dall'anima, insomma, dal cuore. E allora ho sempre cercato di fare questo perché vorrei che il lettore si medesimi durante la lettura nello stesso personaggio, se riesco a fare. E riesci perfettamente, e direi che sei riuscito perfettamente. No, assolutamente. Bene, grazie davvero di cuore. Grazie a te, mi farebbe piacere un giorno vederti. Dove abiti? Io abito a Milano, zona Città Studi. Io so che abiti vicino a Salò. Sì, magari capiti qui sul lago di Garda, caspita. Mi ricordo che Salò faceva alcuni corsi tempo addietro quando lavoravo con una grossa società. Facevamo dei corsi proprio a Salò, che è una bellissima... dove abiti tu, penso che sia... Non c'è nemmeno bisogno di andare in vacanza, ecco, perché la gente viene lì in vacanza. È abbastanza carino, dai. Però abbiamo un'Italia meravigliosa ovunque, dai. Sì, poi ognuno di noi, io penso, debba sentirsi legato a una terra. Esatto. Io sono nato a Milano, però mio papà, buon'anima, era il 13° figlio di una famiglia di 21 figli, la famiglia più umile e numerosa della Sicilia, nell'entroterra siciliana, in un paese chiamato Monterosso Armone, in provincia di Ragusa. Ed è riuscito, insomma, con grandissimi sacrifici di allora, perché mio papà era del 1910, è riuscito poverino a laurearsi, a diventare ingegnere, insomma, avere un posto di grande rilievo, venire... Però io sono legato al paese dove era tio di mio papà, insomma. Certo, non più nemmeno. Penso che conosco molto bene Ragusa, siamo stati tantissime volte a fare incontri con le scuole. Ragusa Ibla, poi magari conoscerai. Ibla la conosco molto bene, sì, meravigliosa. Abbiamo fatto incontri nel teatro Tenda di Ragusa con i ragazzi delle scuole, nelle varie Albesta, nelle varie scuole di Ragusa. È stato molto... Abbiamo il cuore là, abbiamo tanti amici cari. No, bello. Io sono molto affezionato a quella terra, anche perché è un popolo molto ospitale, anche molto gioioso, molto, molto gentile e umile, ecco. Nella grande umiltà è un popolo molto espansivo, siciliano. Ci sono i siciliani buoni, altri... Come anche i milanesi e i lombardi, buoni, quelli meno buoni. Magari meno buoni, perché io non credo che siano tutti... Uno non può essere solo cattivo, ha sempre dentro del buono. Solo che nella vita ha fatto la scelta magari di non perdonare, è stato colpito così tanto nella vita che tira fuori rabbia, ma fondamentalmente nessuno, secondo me, è cattivo. Gli eventi della vita e le scelte che facciamo di fronte a questi eventi che ci portano su determinate strade. Ma vedi, è vero, ma vedi, caro professore, il male e il bene sono radici dello stesso albero. Quindi passare da una parte all'altra è molto facile. L'importante è trovare la strada giusta. Però tante volte una persona lungo il percorso della propria vita si fa attrarre dal male, ma deve saper resistere. Proprio perché sono radici dello stesso albero, oppure cioè rami dello stesso albero o radici della stessa pianta, insomma, ed è facile passare da una parte all'altra. Importante... Soprattutto credo non rimanere adagiati quando si sbaglia in quell'errore, perché sennò diventiamo noi stessi quell'errore, diciamo, ormai io sono così, non è vero niente, esiste sempre la possibilità di cambiare e di fare dei nostri errori tesoro per migliorarci, per lasciare un segno positivo, insomma, perché alla fine cosa conta nella vita? Conta davvero i soldi, riempirci di cose, o conta invece la serenità, la gioia, la pace di aver detto ho fatto un buon lavoro? Ecco. Ho fatto qualcosa di bene per gli altri e per se stesso. Quello forse è il senso, però pian piano lo scopriremo. È così. E l'importante è che questo cammino sia sempre più roseo, insomma, sia pieno di luce. Con tutte le difficoltà del nostro mondo, penso che l'umanità un po' di passi avanti li ha fatti rispetto a 100 anni fa, 80 anni fa, insomma. No, li ha fatti. Abbiamo fatto anche dei passi indietro su alcuni aspetti, ma dal punto di vista della civiltà, dai, qualcosina, in qualcosa che dobbiamo continuare a crescere, dai.
come esseri umani. Okay. Grazie di cuore Raffaello, grazie per il tuo libro, L'uomo senza anima, straordinario romanzo che ha preso menzione speciale, originalità della storia. No, straordinario. Vabbè. Grazie di cuore. Ti ringrazio tutti voi. A presto. Grazie. Arrivederci.